È un percorso che appare singolare, ma non lo è. La chimica teorica è stata sempre una disciplina ad altissima intensità computazionale, sin da quando è nata agli anni 50. Un'azienda come Quattro, una vocazione così forte al supporto alla ricerca pubblica e industriale, ha bisogno di tantissime competenze diverse da diversi domini, inclusa la chimica e anche altre discipline, la fisica, la biologia e altre. Le principali sfide dell'HPC e dell'AI, che ormai è il settore principale in cui vengono usate le tecniche dell'HPC, riguardano la sostenibilità e l'eterogeneità delle piattaforme. La sostenibilità chiaramente è l'aspetto principale più urgente con cui vanno affrontate queste sfide oggi, perché le infrastrutture HPC sono a brevissimo tempo di vita e intensamente energetiche. E l'eterogeneità riguarda l'individuare le tecnologie principali e più adatte a ogni singolo cliente che esistono sul mercato, visto che in questi anni si stanno affermando tante tecnologie diverse nel campo dei processori e degli acceleratori. Per quanto riguarda il quantum computing, è una sfida ancora aperta, soffre delle stesse criticità della AI e dell'HPC, perché anch'esso è estremamente energivoro. Ricordiamoci che un computer quantistico, per funzionare, lavora alle temperature più fredde dell'universo e apre tutta una serie di scenari oggi difficilmente comprensibili, dalla ricerca dei materiali alla crittografia. La ricerca in campo biochimico e biologico è un settore importantissimo, in grande crescita negli ultimi anni. E Quattro ha collaborato ad esempio con Dompé nella creazione di un'infrastruttura storage ad alte prestazioni per la creazione di librerie chimiche e con l'Istituto IT di Genova per la creazione di un HPC riconfigurabile adatto ai workload in campo biochimico e genomico.